Intanto volevo darvi il benvenuto sul referendum a tutti quanti. Ok, per quelle cose che vi chiedo di fare, che vi chiederò di fare o di non fare, sono dettate dal fatto che nel tempo e negli anni di navigazione abbiamo visto che certe cose non funzionano e certe cose devono funzionare in un certo modo in barca. Ok? Quindi su queste regole, su queste cose che vi dirò, sono tassative, non si discute e funzionano così. Allora, la prima regola è che siamo una piccola comunità, okay, fatta da 18-19 persone, e per funzionare questa comunità ha bisogno che tutti quanti si diano da fare. D'accordo? Non c'è nessuno che è passeggero turista e non c'è nessuno che è cameriere, cuoco, uomo delle pulizie o equipaggio che manovra. Per manovrare, per far funzionare e far muovere questa piccola comunità serve l'aiuto di tutti quanti. Ciò si trasforma in... Allora, a tutti toccherà preparare da mangiare, a tutti toccherà lavare i piatti, a tutti toccherà lavare i bagni, a tutti toccherà aspirare per terra e pulire per terra, d'accordo? A tutti toccherà manovrare, a tutti toccherà timonare, d'accordo? Allora, su questa barca, che è una goletta, ci sono due alberi. Quello più alto è l'albero di maestro, ok? O maestro. Okay. Questo qua più basso è l'albero del trinchetto. Allora, albero di maestro, albero del trinchetto, d'accordo? Ogni albero porta una randa, questa mela qua si chiama randa, quindi questa sarà la randa del trinchetto e quella sarà la randa del maestro, d'accordo? O randa di maestra, d'accordo? 1, 2, funzionano uguali. Noi oggi cominceremo a lavorare con questa qua, che è un po' più piccola, ok? È più facile da manovrare perché siamo sulla coperta. Quella lì per manovrare bisogna salire sopra la tuga, ok? Quindi siamo un po' la tuga, il tetto di sopra, d'accordo? Bene. Allora, a differenza delle vele classiche che conosciamo di solito, quelle triangolari, che sapete come funzionano, no? Cioè una drizza che la tira su, o che la ammaina, qua per rissare, per ammainare, quindi per tirare su e giù, rissare e ammainare, ci sono due drizze, una che è questa qua, okay, che governa sta parte qua, questo palo che si chiama picco, e un'altra che sono queste due, che è la stessa drizza che passa in due punti diversi. Quindi avremo due comandi, due drizze, due cime, okay, per rissare lo stesso palo. Allora, una cosa fondamentale in barca, adesso cominciamo a manovrare, tutte le volte che andiamo a prendere una drizza o una cima è di guardare in alto per vedere dove va e dove va a finire, cioè dove passa e dove va a finire, che cosa comanda, d'accordo? Allora cominciamo, per esempio, io prendo una cima, questa qua, ok, e che cosa fa? Dove comanda? Passare il trove. Passare dove? Qui. Questo qua? O quello lì? Questo. Quello. Quello lì, quello centrale. Quello lì centrale e anche quello dietro, che in questo, vedete che si muove appena appena. D'accordo? Allora, questa drizza qua si chiama drizza del picco. Ok, e comanda quella parte lì del picco. E dove la dobbiamo alzarla? Aspetta. Sì. Questa qua, la vedete? Che cosa comanda? Questo bozzetto qua che si chiama gola, d'accordo? Quindi adesso che manovreremo, ascoltate un attimo, adesso che manovreremo chiameremo picco e gola, ok? Se io dirò picco issa vorrà dire che isseranno le persone che hanno questa drizza qua che manovra il picco, se dirò gola issa le altre persone isseranno questa, d'accordo? Mamma dai, allora attenzione che questa drizza qua, la gola, si può manovrare sia di qua, massimo, che di là, ok? Lo vedete? È la stessa, va su, fa 4 giri e torna di qua. Un po' più veloce la gola, un po' più veloce la gola. La gola. Bianco e azzurro sei con le isole. Stanno lì le rocce e il mare, coi gabbiani, Mediterraneo da vedere, con le arance.
Grazie a nome di tutti per lo speciale. Mi trovo qui a Ponza, a pochi metri dalla scuola dove i bimbi dell'Elba stanno mangiando insieme, stanno pranzando con i bimbi di Ponza. Questo gemellaggio tanto sognato si è realizzato e si è realizzato con grande naturalezza e semplicità. Isola Mondo a Ponza è stata un'avventura, che all'inizio sembrava anche pretenziosa. Qualcuno diceva che era un progetto quasi utopistico, muoversi in autunno, quando il tempo non è bello, per venire a Ponza durante l'anno scolastico. In realtà abbiamo insistito e il progetto si è sviluppato bene, ha raccolto subito entusiasmo nella nostra comunità di Marina di Campo. Isola Mondo nasce, Isola Mondo è un'iniziativa, è diciamo il braccio culturale, la sezione culturale del Club del Mare, il circolo velico di Marina di Campo, e nasce proprio con lo scopo di unire le comunità delle piccole isole del Mediterraneo, con un occhio di riguardo alle piccole isole del Mediterraneo. E chiaramente Ponza, per l'isola d'Elba, in particolare per Marina di Campo, rappresenta l'isola di riferimento, perché metà della popolazione di Marina di Campo è appunto formata da persone ponzesi o perlomeno di origine ponzesi. Quindi abbiamo deciso di fare questa navigazione a vela, ed è importante averla fatta a vela perché i ponzesi che sono arrivati all'isola d'Elba per primi ci sono arrivati a vela, e perché la storia del Mediterraneo è stata fatta con la vela e le popolazioni nel corso dei millenni si sono sempre spostate con la vela. Siamo riusciti, grazie all'aiuto di tante persone, grazie all'aiuto dell'amministrazione comunale di Marina di Campo, all'aiuto della Fondazione Esodus e di tante persone che ci hanno aiutato a realizzare questo progetto. Siamo partiti da Marina di Campo sabato con quattro imbarcazioni a vela e 45 persone. Dopo uno scalo al Giglio abbiamo fatto una lunga navigazione con un mare che non era neanche troppo calmo per arrivare a Ponza nel pomeriggio del giorno successivo. Con noi, e questa è la cosa più bella, 13 bambini che sono venuti qui per incontrare i ponzesi, i bimbi ponzesi, e per conoscere quest'isola. Dall'inizio siamo stati accolti con grande calore, con grande benevolenza dalla gente di Ponza, che comunque ci aspettava, e abbiamo iniziato a girare l'isola insieme a loro. Abbiamo avuto la fortuna di incontrare persone eccezionali come Silverio Scotto, che praticamente ci ha accolto con la sua barca all'arrivo e ci ha sempre fatto da guida illustrandoci le meraviglie di quest'isola. Siamo stati al Bagno Vecchio, proprio dietro il Calzone Muto, questa zona meravigliosa che si trova alle mie spalle. Siamo arrivati fino al faro della Guardia, dal mio punto di vista il faro più bello del Mediterraneo. Siamo saliti dagli Scotti fino al Monte Guardia per ammirare il panorama dell'isola tutta e dell'arcipelago ponziano. E la sera, sempre insieme alle persone, mano a mano venivano fuori racconti, parentele, aneddoti che ricollegavano proprio la storia recente di queste due isole. Al giorno successivo siamo andati per la prima volta a scuola e abbiamo fatto incontrare i bimbi, e la cosa più bella è stato vedere che dopo mezz'ora che eravamo lì i bimbi avevano fatto amicizia, e questo secondo me è stato proprio il momento, l'essenza di questo viaggio, di questa avventura, cioè questa unione che in realtà, grazie alla spontaneità dei bimbi, è nata e esiste veramente. Siamo stati su alle Forna, a Cala Caparra, siamo andati a vedere la miniera, una zona importante per noi, diciamo, ponzelbani. Io sono di mamma ponzese e mi sento ponzese per metà. La mia storia, come quella di tanti campesi, è fatta dall'incrocio
di queste due popolazioni isolane, gli Elbani più contadini e i Ponzesi più pescatori. E alle Forna e a Calacaparra ho e abbiamo incontrato tanti parenti. Facevano prima la festa di San Silvio, qui e si partì. Quante persone per barca? Quattro. E le barche quanto erano grandi? 6 metri. E dormivate a bordo? Sempre a bordo. E la traversata da Ponza alla Sardegna quanto durava? Quanto durava? 7 giorni. Quello è tutto questione di tempo. E poi a Ponza tornavate? Settembre. A settembre, facendo tutta questa migrazione, pescando e spostandosi. Oggi, il penultimo giorno che passeremo qui a Ponza, siamo andati a vedere le grotte di Pilato, un altro posto meraviglioso, un'altra chicca di quest'isola eccezionale. E finito questo momento di, diciamo, di incontro scolastico, di pranzo fra i ragazzi, faremo una visita al cimitero di Ponza insieme ai genitori e ai familiari, e sarà un riunire questa comunità in questo luogo bellissimo e simbolo di Ponza, che racchiude un po' le radici. Bello, quella strada. In un tunnel. Siamo andati. L'avete visto? Sì, sì. Quella del periodo romano. Che porta a Chiai di Luna. Sono scusi per i muri, quella galleria, parte dei muri hanno l'opus reticulato. Sono quei pezzi di pietra di tufo quadrati. Ah, sì. Per le pareti, bravo. Ma la storia di Ponza non inizia dai romani. I romani sono venuti a Ponza 400 anni prima della nascita di Cristo, fino alla caduta dell'impero romano, 470 se non sbaglio. Perché se sbagli sai già tante cose. Com'è? Anche se sbagli sai già tante cose. Prima dei romani, a Ponza ci sono stati i greci, gli ausoni, i volsci, i fenici. E ancora prima di questi c'è stato l'uomo primitivo, l'uomo dell'età della pietra. Voi forse avete già studiato, ho sentito dire. Siamo in prima media, penso di sì. Che l'uomo una volta usava la pietra. Con questa pietra si faceva le armi, gli utensili che erano necessari. Sono le pietre grezze. E l'uomo primitivo a Ponza, più che a Ponza, a Palmarola ha scoperto una pietra nera di natura vulcanica, l'ossidiana. Questa pietra, che viene chiamata poi dagli studiosi pietra nuova, segna l'inizio di un cammino di quest'uomo. Penso che ho parlato anche troppo. Chiudo ringraziando la comunità dei Ponzesi di Ponza, perché ci hanno accolto veramente molto molto bene, e è un forte stimolo a continuare su questa linea e sull'unione fra queste due isole. Eccoci, buonasera. Noi siamo un gruppo di Isola Mondo. Abbiamo fatto il viaggio dall'Elba fino a Ponza. E ci stanno chiedendo il perché. Qualcuno è venuto perché è mezzo ponzese. Qualcuno è venuto perché ha sentito parlare di Ponza ed era curioso. Io particolarmente non sono né elbano né ponzese.
Però ho sentito raccontare delle storie dei ponzesi, della vita dei ponzesi, pescatori ponzesi, e ho detto voglio andare a vedere che gente sono. Voglio vedere anche dove vivono, sapevo che era un'isola bella, è capitata l'occasione. Noi abbiamo partecipato già a diverse escursioni con Isola Mondo, che organizza con una bella barca a vela escursioni nell'arcipelago toscano, in Corsica, diciamo nelle vicinanze dell'Elba. Questa è stata una puntata piuttosto lunga. L'idea era di portarci anche i bimbi, è stata un po' un'avventura, un po' una sfida, perché considerando il periodo, il tempo, la bassa stagione, insomma non era il periodo ideale per mettersi per mare, però insomma abbiamo trovato una settimana accettabile e abbiamo deciso di partire. È stato bello, è stato impegnativo, abbiamo imparato parecchie cose. Secondo me i bimbi sono stati grandi, gli adulti hanno un po' sofferto, avevano anche la responsabilità del viaggio, della barca, l'ormeggio, il vento, il governo della barca, la spesa e tutto quanto. I bimbi se la sono goduta un po' di più. Non hanno patito molto né il mare né la lunghezza del viaggio. Siamo arrivati, il posto è veramente incredibile, un'isola particolarmente bella, una costa molto rocciosa, affascinante, gente particolare, la gente veramente particolare. Ci siamo fermati quando era possibile a parlare con dei ponzesi, voi pescatori, voi contadini, voi persone un po' possibilmente sull'anziano che potessero raccontarci com'era la vita di una volta, ci hanno raccontato veramente come vivevano. E c'era da meravigliarsi, da ammirarli anche, e si riesce a capire con i loro racconti perché sono sparpagliati in giro per tutto il mondo, perché non hanno paura di niente, sono capaci di prendere una barca a remi e andarsene in Sardegna, cosa che io non mi sognerei mai di fare, magari un po' titubanti. E in particolare un signore ieri sera che abbiamo trovato mi ha detto che lui ha cominciato a fare questa vita ha l'età di 9 anni, che è l'età più o meno di questi bambini qui. Sinceramente, immaginarmi questi bambini su una barca a remi attraversare il Mediterraneo per pescare da aprile a settembre, avrei un po' fatica ad immaginarlo, farei fatica ad immaginarmelo. Però loro lo facevano. Noi in piccolo abbiamo cercato di capire cosa potesse voler dire. Forse l'abbiamo capito. Complimenti per la vostra isola, molto bella, non molto costruita. Fortunatamente, per quanto possa giudicare io, con case abbastanza uniformi, gente tranquilla, ospitale, tenetela così finché è possibile, speriamo che duri in eterno. Se vogliamo far dire qualcosa anche ai bimbi, come sono stati, lei è nata all'Elba, ma con i ponzesi, con Ponza non ha niente a che fare. Tu sei nata all'Elba e con i ponzesi qualcosina hai da fare. Tu, io sono nata all'Elba e non lo so. E non lo sai. Perché siete venuti a Ponza? Perché avevamo l'occasione, poi è un'isola che mi attirava. Io volevo vedere com'era e poi conoscere persone nuove, non so, degli altri posti, amici, posti nuovi. Io c'ero venuta a luglio, agosto, e la volevo rivedere e allora sono venuta qui per rivedere Ponza. E poi è stato comunque un viaggio. È stata un'avventura, una grande avventura che non è ancora finita, perché dobbiamo ancora fare il rientro, che insomma speriamo che il tempo ci aiuti. C'è un adulto qui che è mezzo ponzese, un terzo ponzese, un ponzese, quarto ponzese. Non proprio ponzese, però c'è dei zii acquisiti di Ponza che sono immigrati all'Elba parecchi anni fa, e comunque sia la comunità che c'è a Marina di Campo dei ponzesi io li conosco benissimo, e con il lavoro che faccio, che riparo motori marini, cioè sono a contatto con queste persone, e quindi magari non essendo anche mai venuto a Ponza, però tramite i racconti di loro, e quando vieni qui magari sei di persone che non hai mai visto e conosciuto, però che so che stanno qui, e ho trovato anche persone che erano all'Elba e questi giorni sono qui per altri motivi suoi personali, diciamo. E diciamo, non è un sogno venire a Ponza, però ho sempre sentito parlare, essendo a contatto con questi signori, che comunque sia ormai sono, anche loro sono elbani, perché tanti anni che sono lì, mi è sempre piaciuto, cioè, di poter riuscire a venire qui e vedere com'è fatta Ponza, perché non ci sono mai venuto la prima volta, e quindi per me è bellissima, come ha detto lui, è rimasta secondo me
a livello naturale è molto bella, non è come da noi che hanno costruito molto e hanno fatto, sì. Esatto, molto naturale. Molto e naturale. È molto bella, sinceramente, molto più di come pensavo, molto di più. Sì, davvero. Dai, ci diamo la possibilità, tra l'altro, di unire queste isole del Mediterraneo. Quindi io direi che questa è la prima avventura, diciamo così, di un avamposto, chiamiamola avamposto, di quella che a me piacerebbe, sogniamolo insieme a Ponza, a tutte le isole che andremo, di questa itineranza praticamente, di questo movimento alla scoperta delle radici che deve essere il tesoro dell'isolano, un tesoro che rimanga però nell'isola, che in qualche maniera bisogna essere gelosi. E francamente a Ponza abbiamo avuto la massima dimostrazione della gelosia delle tradizioni, della cultura, vero? Quindi noi non vogliamo portare via, ma semmai conoscere, e quindi da questo punto di vista vogliamo fare veramente una rapina. Devo io ringraziarvi, ovviamente a nome di Don Antonio e del mio equipaggio, e ci rivedremo senz'altro. Grazie. Insomma, di scambio di doni tra il comune dell'isola d'Elba, Marino di Campo, e il comune di Ponza. Quindi vi do una bottiglia di vino DOC ponzese. Grazie, a nome di Fieno? Del Fieno. Apposta, allora. E questa è un'immagine del porto, diciamo, di un nostro artista ponzese, diciamo, che poi se volete aprire. Grazie mille, ora la guardiamo subito perché siamo curiosi. Sì. E Valerio? Posso fare una foto di quei regalini, per favore? Certo. La lettera del vice sindaco che sì. Tocca. Per diciamo, certificare questo evento e per cercare di fare a breve un gemellaggio tra i due comuni. Va bene. Questo è un libro fotografico che racconta la nostra storia dal 1930 ai primi anni 50. Ci sono delle foto molto belle e in queste foto ci sono anche pescatori ponzesi venuti all'Elba. Il libro che racconta la storia del comune di Marina di Campo è un manoscritto del 1500 molto interessante, che parla soprattutto dei rapporti tra gli abitanti dell'isola e i pirati. Un piccolo presente in attesa di un futuro più forte, più legato. Sembra brutto. No, no. Dai, su. La legge Giovanni. Okay. A nome di tutto il gruppo. Comune Campo nell'Elba, il vice sindaco, Marina di Campo, 16 ottobre 2010. Cari amici, in qualità di vice sindaco del comune di Campo nell'Elba e assessore ai rapporti istituzionali, sono lieta di porgere a nome mio personale, del sindaco Vanno Segnini e di tutta l'amministrazione comunale, il più sincero saluto alla vostra splendida comunità. Un grazie sincero a tutti voi, amministrazione comunale Ponza, dirigente scolastico e autorità, tutte per la collaborazione prestata nel rendere possibile la riuscita di questo progetto culturale, sportivo e sociale che vede unite le nostre comunità insulari. Isola Mondo è un progetto voluto e ideato dalla sezione culturale del Centro Velico Club del Mare di Marina di Campo, per unire sulla scia del mare e della vela le popolazioni delle isole del Mediterraneo. Il comune di Campo nell'Elba sostiene che questa iniziativa, che vede protagoniste fratellanze ed un concreto scambio culturale ed umano, valori nei quali proprio i giovani devono essere sponati a credere. Il progetto costituisce per noi anche un modo per rafforzare quel legame indissolubile che da sempre unisce l'Elba a Ponza, e l'occasione di rinnovare l'intento di procedere verso la formalizzazione di un vero e proprio gemellaggio fra i nostri comuni per la realizzazione di importanti profili, proficui progetti di sviluppo
sviluppo delle nostre comunità. Vi ringraziamo ancora per l'accoglienza che riservate ai nostri giovani e alle loro famiglie e vi invito a venire presto a trovarci per proseguire questo cammino culturale e sociale appena intrapreso. Bravo, 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 bravo. Grazie. Esperti di città, il mare ci fa sempre un po' paura, per quell'idea di troppa libertà. Eppure abbiamo il sale nei capelli, del mare abbiamo le profondità, e donne freddolite negli scialli, che aspettano che cosa non si sa. Gente di mare che se ne va dove gli pare, dove non sa. Gente che muore di nostalgia, ma quando torna dopo un giorno muore per la voglia di andare via. Gente di mare, e quando ci fermiamo sulla riva, gente che va, sguarda l'orizzonte se ne va. Gente di mare, portandoci pensieri alla deriva, per quell'idea di troppa libertà.